innanzitutto ci dispiace, ma effettivamente poi vedrete da cosa è stato causato il ritardo, perché il master che è in corso in questo momento ha coinvolto particolarmente i ragazzi oggi, per cui erano tutti presi dal lavoro che dopo vi presenteranno nell'ultima parte, per cui abbiamo un po' ritardato a causa di questo entusiasmo. Allora, vi faccio salutare subito per iniziare bene la serata da Alessandro Zaffonato, che è il consigliere delegato alle politiche giovanili del comune di Sant'Orso, che ci ospita. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale di Sant'Orso. In realtà io sono qui un po', diciamo, mi sento un po' fuori luogo, perché sono appena stato nominato e quindi vivo del lavoro di molte altre persone. Ed è anche la prima volta che mi trovo a fare un saluto ufficiale, quindi non so bene cosa si deve dire in queste occasioni. Comunque, io penso sia doveroso partire dal ringraziamento a Luca e Cristina, che hanno curato l'organizzazione del master e di questa serata, insieme con i tecnici dei comuni che fanno parte della rete per le politiche giovanili dell'Alto Vicentino. Qui abbiamo Marco, che è il nostro referente per il comune di Sant'Orso, che impiega tantissime energie per la buona riuscita di questi eventi. Quindi io saluto i due super ospiti che abbiamo l'onore, e che ho l'onore io di presentare, Ale e Mauro, che sono i due docenti. Sono i due docenti del master che appunto si sta tenendo alla Casa del Custode, quindi qui vicino, e che abbiamo voluto organizzare per dare la possibilità non solo di conoscere l'illustrazione, ma magari dare la possibilità a qualcuno di avere uno sbocco lavorativo in questo periodo non semplice. Quindi diciamo, sono iniziative con un fine anche importante, non solo fine a se stesse. Ecco, questa è un po' la logica in cui vogliamo proporre queste iniziative. Io basta, ringrazio ancora tutti gli organizzatori, penso di aver parlato anche troppo, e buona serata. Vabbè, io non ho tanto altro da dire, vi accenno solo che avete trovato su tutte le sedie o buona parte i libricini di Diversamente, che è il progetto nato un bel po' di mesi fa, e il master che noi abbiamo fatto è la conclusione, ossia un progetto che ha dato tante possibilità formative a tanti ragazzi giovani, e il master insomma ne è un ottimo esempio. Lascio la parola al nostro Mauro Gatti, e che è accompagnato, perché in coppia niente, qua è poco va, ecco, da Ale Giorgini. Allora, vi ho già detto, entrambi docenti del nostro master. Stasera il tema però è comunicare con illustrazioni, in questo caso però è comunicare con un'illustrazione è anche un mestiere, può diventare anche un'impresa. I nostri ragazzi l'hanno assaggiato oggi e adesso Mauro ve la racconta un po' la storia, lo storytelling fatto ad hoc. Prego.